ragazzi, bentornati sul canale, sono emozionatissima, raffreddata sì, ma questo è un altro capitolo, non lo apriamo per favore, se no non usciamo più, perché è il mio primo video su YouTube dopo il trasferimento. Farò video, altri video dove appunto vi parlerò di come è andato il trasloco, di com'è la vita di coppia, la convivenza, insomma come l'ho presa io. Ne parleremo, però oggi voglio farvi vedere il mio studio. Premessa che è ancora stra incasinato, ci sono ancora scatoloni, c'è ancora un po' di disagio, però è funzionale, è attivo, quindi posso ufficialmente tornare su YouTube. Devo solo sistemare un po' di cose, però sinceramente non ce l'ho fatta ad aspettare. Volevo farvelo vedere anche se appunto ci sono ancora un po' di cose in ballo, ci sono ancora tante cose da sistemare. Mi faceva brutto tornare magari come se niente fosse, con un tutorial, con delle altre cose, senza avervi fatto vedere un minimo, quindi magari pensavo vi faccio vedere il mio studio adesso così com'è, poi magari più avanti, quando le cose saranno ancora più sistemate, vi farò vedere un update. Sono elettrica, perché vi giuro, a me sembra ancora un sogno. Io sono sempre stata abituata a stare in un posto micro, dove mi giravo i pennelli, avevo il fondotinta, ma mi sembrava di stare tipo nella casa di Polly Pocket, mentre adesso tutto lo spazio del mondo, posso allargarmi, ho spazio intorno a me, mi sembra impossibile. Quindi basta, dai ragazzi, bando alle ciance, vediamo com'è il mio studio. Eccoci amici, questa è la vista del mio studio entrando dalla porta. Sono emozionata nel farvelo vedere, vi confesso. Sto facendo un giro su me stessa e questo è quanto. Adesso andiamo proprio per ordine. Questo è un monolocale, però appunto è tutto open space e quindi c'è una parte di living, che è questa qui con il divano e la televisione dietro di me, e una parte di studio. Allora, qui ho un divano letto, come potete vedere, e come vi avevo già annunciato è ancora tutto work in progress, infatti lo specchio devo ancora appenderlo, devo ancora decidere dove metterlo, però appunto è uno specchio che avevo in casa vecchia, i cuscini che conoscete molto bene, il mio tavolino di Londra che avevo comprato da Maison du Monde 100.000 miliardi di anni fa, il tappeto. E poi qui ci ho messo la lampada dell'IKEA che avevo anche in casa vecchia. Poi, girandomi di qua, quindi sedendomi ipoteticamente sul divano, abbiamo la mia televisione, il mio mobile della televisione, e quello, vabbè, è tutta roba che devo ancora... quello è del proprietario di casa, c'è un tappeto che gli devo restituire, quello lo devo portare in garage, che è la scatolotta del mio treppiede nuovo. Questa è l'area living. Per dirvi, tra i work in progress che ci sono, ho voluto ovviamente portarmi via il mio amato frigo della Smeg e il mio microonde, che per ora ho appoggiato sul mio vecchio comodino. Gli devo trovare un mobiletto, devo comprare un mobiletto da mettere qui, perché appunto l'idea è di avere un angolo dove potersi fare un tè o scaldarsi qualcosa. Mi sono portata via il tè, lì dentro ho le tazze eccetera eccetera, qui dentro ci sono bevande di vario tipo, appunto se ho voglia di farmi una pausa so che ho il necessario per farmi un tè o semplicemente appunto bermi una cosa. E vedete che qui c'ho ancora pattumiere, plastica e carta nascosti dietro, devo ancora trovare un sistema, non ho ancora avuto modo di farlo, quindi praticamente la zona living è metà più o meno, forse poco meno, dello studio, quindi anche per dire se ho ospiti o mi viene a trovare qualcuno, li posso tranquillamente far accomodare qui e loro staranno benissimo, magari ci metterò anche una macchinetta del caffè. Procedendo, ho questi cubotti dell'IKEA, che sono comodissimi con le ruote, questi c'erano già qui dentro, me li ha lasciati il proprietario di casa, e io appunto ci ho messo un po' di cose, questo libretto che avevo comprato a New York, è fichissimo ragazzi, Basic Tips and Etiquette, fichissimo, mi fa morire dal ridere, cioè molto ironico sulla vita di New York e vi dà appunto qualche istruzione, ma fa sbregare, vi giuro. E ci sono anche i topi di New York, se avete seguito il mio viaggio qui parla anche dei topi, ecco. Qui ho, questo qui degli IM, che era un'edizione di Venus Doom, questo è il booklet
box set che booklet dei Bon Jovi, il mio attestato di, da make-up artist, gadget varie cose che mi ha regalato mia sorella, questi appunto, questo l'ho preso a San Diego dove mi abbeveravo allo zoo quando ci sono andata, e tra l'altro se andate a San Diego andate allo zoo perché è bellissimo, vi giuro. E la boccetta dei Face Awards, quelle del Rehab, la festa a cui sono andata quando sono andata a Las Vegas, che sbrego, veramente. Vinili, vinile dei Placebo, libro di Barbie, quando sono andata alla mostra al MUDEC, ho amato tantissimo quella mostra. Poi Face Paint, il libro di Lisa Eldridge. Qualche libro, ma anche qui ripeto, devo veramente sistemare, voglio tirare un po', devo tirare fuori un bel po' di libri, devo tirare fuori un bel po' di CD. E qui vabbè, un po' di bottigliette piccoline di alcol. Questa l'ho presa a Budapest, che è una grappa, e questa qui me l'hanno portata le mie amiche dal Messico, ed è, ragazzi, il mezcal Col Verme. Qui sopra ci ho messo tutta la mia collezione di profumi e sono veramente qui in ordine disordinato, nel senso che qui ho quelli, diciamo, di marca, qui ho quelli un po' più, le acque profumate e quelli non troppo costosi, tipo Tesori d'Oriente e Etocho, che comunque mi piacciono tantissimo. E questi qui sono qui per ora, ma quando avremo i mobili definitivi in casa del moroso, gran parte di questi verrà su con me, quindi provvisoriamente li ho messi qui. Questo quadretto che mi fa sbregare. Qui ho questa meravigliosa lavagna luminosa che, vabbè, è un po', vabbè, è tutte le lettere storte. Cosa potevo scriverci se non Cheryl, scemate e frulli. Poi questa qui, ad esempio, è una lampadina che mi ha regalato mia mamma 100 anni fa. Fa una luce super carina ed era la mia abat-jour quando ero nell'altra casa, solo che appunto adesso in casa del moroso l'abat-jour ce l'ha, c'è già, quindi questa per ora la lascio qui. Qui c'ho la mia dama sommersa da gioielli, bigiotterie, collane, cose varie, cose che dovrei mettere di più peraltro. Andiamo avanti, vi faccio vedere il retro, ovviamente anche questo veramente tutto provvisorio. Qui ci ho messo la mia palette di Kat Von D perché sapete che l'adoro, è troppo bella, Yankee Candle che vanno qui e vabbè, candele varie, tea light, la mia Barbie Hard Rock che ho preso 100 anni fa, poverina, anche un po' impolverata, però ragazzi, io non so cosa dire, è bellissimo. Se mi seguite da un po' sapete che io adoro Baby Groot e il mio ragazzo mi ha regalato questo. Oddio, mi fa morire dal ridere, ragazzi, io vi giuro, adoro Baby Groot. Qui ho cassettame vario, toner della stampante, fascicoli di roba di amministrazione, scatole, scatolette, qui dentro c'ho le mie lenti Desio, ad esempio, anche qui scatole, il mio panda rosso, sapete che amo i panda rossi, e questo è stato il mio regalo di compleanno newyorkese, ecco, del mio ragazzo, e il mio P8, è la prima volta, cioè è il P8 che ha vinto il mio ragazzo a Luna Park, cos'era, l'estate scorsa o 2 estati fa, nessuno aveva mai fatto una cosa del genere per me, io mi sono sciolta e questo è il P8 che lui ha vinto per me. Ragazzi, ma che bello è quando un ragazzo vi vince qualcosa, ve lo regala, cioè io non avevo mai provato queste cose da Dawson's Creek. Torniamo nel mezzo della sala e andiamo avanti. Qui ho il frigo, qui ho il mio paravento che è stato sfondo fedele di tanti dei miei video. E qui ho 2 sedie, devo trovarci una collocazione. Per adesso ci appoggio cappotti, giubbotti e ci metto le scarpe vicino. Qui ci sono cose a cui devo trovare una sistemazione, nel senso che ho dei quadretti, delle cose da appendere, qui ci sono i poster, i vari poster che mi chiedete sempre, Ville Valo e Elvis, sono queste 2 cose qui arrotolate, devo capire cosa fare, nel senso che Ville non l'appenderò, Elvis sto valutando se fare una bella cornice e incorniciarlo, perché se non sbaglio quel poster era di mia madre, oppure prendere un bel
quadro, un bel poster già fatto di Elvis. Qua adesso devo decidere, sto macinando. Questo orologio qui, tra l'altro ci devo attaccare una... Devo spolverarlo intanto e ci devo attaccare una lancetta che è caduta. È un disco, vedete? È stato dipinto sopra. E me l'ha regalato mia sorella quando abitava a Barcellona, e anche questo è da rimettere in moto e appendere perché è stupendo. E ora, ragazzi, passiamo allo studio. Io spero tantissimo di non accecarvi. In pratica, cosa succede? Questo scatolotto ha cavi, vecchi treppiedi, questa luce, devo trovare anche qui una sistemazione. Qui abbiamo il fondale, abbiamo le luci, qui abbiamo tutti i pennelli. Insomma, queste sono cose che vi avevo già fatto vedere anche nella casa di là. Non è cambiato nulla, solo che ho molto più spazio, sono molto felice di questa cosa. Qui tengo appunto i prodotti che utilizzo di più, il mio specchio, fotocamere, prodotti che sto utilizzando, rossetti. E qui c'è il mio tavolo dove appunto ho il computer, il mio mouse, i miei fogli, foglietti, fogliame, penne, acqua, sveglie, cose, stampante, questo di cui sono tanto, tanto, tanto orgogliosa ed è merito mio, ma è anche merito vostro perché se non guardaste i video... Ciao, ciao, ciao! E quindi qui monto i video e faccio tutte le mie cose. Qui ho comprato questo qui dell'IKEA, dove appunto tengo rossetti. Ah, ripeto, anche qui è tutto da sistemare. Per ora li ho sistemati così, ma non sono molto contenta, nel senso è una sistemazione provvisoria. Poi man mano che utilizzerò le cose... Mi capirò come sistemarle meglio. Ecco, io funziono così in genere. Vedete anche qui, rossetti liquidi di varie marche, suddivisi. Anche qui abbiamo rossetti liquidi di varie marche, tutti suddivisi. Qui ho questi qui, di NYX, i Vivid Brights che mi piacciono molto. Tutte le lip lingerie di NYX, Professional Makeup, i liquid catsuit di Wet n Wild. Qui pigmenti, glitter, insomma le cose che mi piacciono di più. Qui ho mascara, un sacco di cose, scorte di Beauty Blender, cipri, eccetera, eccetera. Cavi, cavetti, cavetti, alimentatori, hard disk. E qui sono, è roba di skincare, tutta roba nuova. Che è di scorta da provare. Qui abbiamo scrub, latte detergente. Il contenuto di questi cassetti è praticamente uguale a quello che era in casa di là, quindi qui ho palette un po' più grandi, qui appunto basi, ombretti, mono, quelli che uso di più e che mi piacciono di più, eyeshadow base, eyeliner, e qui ho palette più piccole, però vedete che appunto anche qui questo cassetto qui è semivuoto, cioè devo ragionare, devo capire molto bene. Questo mobiletto orrorifico mi segue da troppo tempo, dovrò trovare anche qui un'alternativa perché veramente questo qui è penoso, però per adesso va bene così. E qui c'ho i blush, qui c'ho illuminanti, terre, sculpting, cose che uso di più. E qui per dire, vedete che è tutto da sistemare perché ho asciugamani. E qua anche qui zozzerie e beauty che mi servono per le unghie, però le unghie adesso non le faccio più io, quindi anche qui dovrò trovare una sistemazione. Abbandonando quindi la zona studio, ci giriamo. Salve, sono io in pantofolata e questo è il mio armadio, l'armadio dello studio. Come è un armadio IKEA che ho preso e ci ho fatto fare due ante a specchio e tutte le altre sono appunto così nere, sì, nere, certo, bianco lucide. E in pratica adesso questo armadio è pieno di tutti i miei vestiti perché noi stiamo aspettando che ci arrivi l'armadio per la casa del mio moroso. Poi, quando arriverà quell'armadio, noi tutti i vestiti miei che ho qui li portiamo ovviamente su di sopra. E qui dentro diventerà archivio, archivio make-up, eccetera, eccetera. Qui ho due cassettiere di queste dell'IKEA, anche queste sono appunto di archivio prodotti, ad esempio qui dentro, anche qui ripeto, messe tutte un po'
a caso, devo vedere come mi trovo, però per adesso qui ho messo scorte di prodotti per i capelli, scorte di prodotti per il corpo, mentre qui abbiamo appunto delle scatole di rossetti. Questi qui sono quelli di L'Oreal per Balmain, vi ho fatto anche un video, rossetti Smashbox, rossetti Makeup Forever. Sono ottimi questi rossetti e voglio tenerli nelle box perché sono fantastiche. Qui tengo i trucchi che do in beneficenza, quindi tutti i trucchi nuovi prodotti che decido di non usare li metto qui dentro e in altre borse poi li porto tutti ad un'associazione. E anche qui ho appunto prodotti vari come questi qui di NYX Professional Makeup. Qui ho molti prodotti di Wet n Wild in questa bellissima scatola. Qui ho questi prodotti di L'Oreal. Qui ho tutti i miei smalti che appunto non uso più e che per adesso sono impilati lì sopra. Anche lì in attesa di sistemazione, penso che quando svuoterò l'armadio li metterò dentro l'armadio. Questa è la scatola di Urban Decay per Basquiat, che è bellissima e mi aiuta per ora a coprire la bruttura di questi cassettami, che guardate quanto sono sporchi, sono vecchi tantissimo. Però anche qui ci metto appunto, come vedete, dei prodotti che utilizzo, che metto qui come archivio, quindi dei pigmenti, delle matite occhi, delle matite labbra, dei pennelli che non uso più tanto, e come vedete queste etichette non attaccano più tantissimo, vabbè. E anche qui, ragazzi, ho archivio vario, cioè eyeliner colorati, prodotti per il viso, questa qui adoro, di Backup, sono molto fortunata perché c'è uno dei miei illuminanti preferiti in quella palette. Anche qui vedete, durante il trasloco si è ribaltato tutto e qui ci sono tutti i miei rossetti cremosi e li devo sistemare assolutamente. Quindi questo è il corridoio che vi ho appena fatto vedere, con appunto il vario mobilame, e andando dritti abbiamo il bagno dello studio, luce, lavabo, e qui sotto ci sono un po' di prodotti e vedete ci sono ancora degli scatoloni che devo aprire. Quella è una borsetta con dei prodotti per pulire, insomma per il momento la situazione è questa e non mi metto a fare troppi unpacking e lavori eccetera, perché aspetto che la situazione su di sopra a casa del moroso sia completamente a posto, in modo che io capisca cosa effettivamente va su di sopra, cosa effettivamente rimane qui sotto, e poi allora ci sarà una sistemazione dei prodotti definitiva. Spero di essermi spiegata. E girandomi, niente di che, scalda salviette sanitari, e questa qui è la doccia con il vetro, qui vabbè ci sono delle ciabatte, è troppo carina che c'è questo incasso dove mettere i prodotti per lavarsi. Non vi spaventate, è un po' lercia perché devo far venire la donna delle pulizie per fare le pulizie, quelle vere, nel senso che io lo studio ovviamente l'ho pulito, però ad esempio la doccia è ancora sporca di, non di calce, però insomma va pulita molto più a fondo con dei prodotti adatti, quindi come vi dicevo è un po' work in progress, però il succo del discorso è questo. Ragazzi, nonostante il caos, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se è andata così, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale, azionate la campanellina e soprattutto lasciatemi dei commenti. Vi piace lo studio? Avete qualche consiglio da darmi? Insomma, io sono qui e non vedo l'ora di leggere cosa avete da dirmi. Io vi mando un bacio gigante, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo video. Sono tornata! Ciao!